L'ultima vittima è un operaio di 31 anni. Le morti sul lavoro sono state oltre 1.000 nel 2022, aumentano anche gli infortuni, una cornice che inquadra la giornata dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo il Viselosi. L'ultimo in ordine di tempo ieri, un operaio edile a San Gimignano. È successo in Toscana, ma poteva essere ovunque. È successo in un cantiere, ma poteva essere in qualunque altro contesto, in un paese che vive un'emergenza quotidiana e che oggi, nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, si vede costretto a contare più di 2 morti ogni giorno, festivi compresi. 196 quelli accertati dall'INAIL nei primi 3 mesi del 2023, in crescita rispetto all'anno scorso. I problemi denunciano i sindacati sempre gli stessi. Mancato rispetto delle normative, scarsa formazione sulla sicurezza, spesso legata al lavoro in nero e poi controlli ancora insufficienti. Poi per noi la questione della sicurezza è una questione culturale, noi sosteniamo che bisogna parlarne dentro le scuole. Ogni anno 500.000 incidenti sul lavoro, pensateci, mezzo milione di persone. E ci sono morti che possono avvenire anche ad anni di distanza. Non a caso il 28 aprile è anche la giornata mondiale delle vittime dell'amianto. Proprio oggi la Cassazione decide sul ricorso di 10 ex operai delle industrie meccaniche siciliane di Priolo Gargallo. A loro l'INPS, quasi 3 anni fa, per un cavillo burocratico, ha tolto la pensione di indennità che spetterebbe a chi ha lavorato in ambienti contaminati. Questi lavoratori del polo petrolchimico più grande d'Europa hanno respirato amianto per oltre 20 anni. Molti si sono ammalati, tantissimi sono deceduti e nonostante ciò si negano i diritti. Sono una ventina gli ex colleghi di Calogero che non sono più qui per raccontarlo.